La storia di Piera Aiello si lega indissolubilmente alla storia di un'altra donna, Rita Atria, e la storia di due donne che si ribellano alla mafia e che nel loro percorso di collaborazione incontrano l'allora procuratore di Marsala, Paolo Borsellino. Collabora, perché denuncia? Mi ero stancata di vedere queste vedove camminare nel mio paese con sto fazzoletto nero in testa come segno di sottomissione. Incontra Paolo Borsellino. Io non sapevo manco il significato. Resto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono braghe, che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora sei un uomo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare, firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Hey! Ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare tue scelte ed hai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta reazione. Hey! A qualche cosa devi pur rinunciare, in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dedicare. Ora che Borsellino è morto, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. Prima di combattere la mafia devi farti un esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta.